un tema importante, visto che Assolutamente la sì. soluzione che viene proposta per chi ha figli a casa da scuola è abbastanza ridicola. Ma dicevo, la giornata di oggi è, dispiace vedere quello che è successo a Bergamo, perché, come dicevo, lì a quella commemorazione non sono stati invitati i familiari delle vittime, non sono stati invitati perché non li ha invitati il sindaco Gori, che invece si è presentato e mi pare che sia uno di quelli che non hanno fatto tanta un grande esame di coscienza sul modo in cui si sono comportati, specialmente all'inizio della pandemia. Fa specie vedere queste celebrazioni che sono dovute sicuramente, sono sempre molto commoventi e toccanti, però io penso che alle vittime e ai loro familiari noi dobbiamo non della retorica come quella che si fa tanto in questi giorni, che ha fatto la televisione di Stato realizzando un film con tanti VIP e quant'altro, ma dando un po' di verità a queste persone. Noi non è che ci è capitata addosso una cosa diversa da quella di altri paesi, ci è capitata per prima, ma noi ci siamo arrivati preparati. C'è una procura a Bergamo che indaga sul fatto che non sia stato applicato il piano pandemico, che comunque era vecchio. Su questa questione il ministro della Salute, ancora in carica, ha mentito dall'inizio alla fine. Non è raccontato una giusta, ha nascosto documenti, non ha mai detto la verità, nonostante. Quindi tu dici il punto è, va benissimo la giornata di commemorazione, però diamo delle risposte anche di verità alle persone che hanno perso io i loro cari. Ricordo una cosa, ricordo insomma, che Mattarella... Insomma, poi ci sono delle inchieste, arriverà la verità. Sì, però ogni tanto i politici forse dovrebbero anche dirla senza aspettare le inchieste. Ricordo che lì andò Mattarella e disse una cosa, disse sarà fatta chiarezza, no? Sì. Su quello che è successo, lo promise, ebbene, e chiese anche che fosse fatto un esame dopo la prima ondata di quello che era successo. Ebbene, noi questo esame non lo abbiamo mai fatto, non c'è mai stato. L'unico studio che ha esaminato la gestione italiana della pandemia nella prima ondata, proprio lì, quella che partiva lì da Bergamo, che commentavamo in quei giorni, l'ha fatto un ricercatore dell'OMS che ha dato le dimissioni. E ha dato le dimissioni perché il suo studio è stato censurato e nessuno ha mai dato spiegazioni su questo. Il ricercatore è un italiano che si chiama Francesco Zambon, sì. E che lui sì, con il suo coraggio, ha dato speranza a queste persone. Tutti gli altri su questa vicenda hanno taciuto. E allora, sinceramente, vedere le commemorazioni, vedere oggi gente che si strugge, sì, va bene, è toccante, però è anche un po' ipocrita. Per quanto ci riguarda...